Esatto. E dimmi. Non so se tu prima l'hai sentito, ricordatevi che quando siete nella zona tossica, tutti i militari, uno di loro potrebbe avere il codice per sbloccare il lancio, per poterlo fare quando sono morti interazione Ace sul cadavere, e chi ha il codice ve lo dice. Ok, vediamo poi i nostri. Lupi 04, Lupi, voi andrete in giro, farete questo giro pensando se con o senza veicolo, però mi sa che è meglio senza. Siete più liberi. Sì, se trovate troppa resistenza, è andato, ok? Nel Posso senso che. fare una precisazione? Certo, se vuoi anche criticare il No, treno, no, no, assolutamente. no, va benissimo. Spetsnaz 02 e RTC 01. Bisogna ricordarci che abbandonando la strada vi possono essere campi minati. L'unica cosa che volevo precisare. Quindi occhio alle squadre. Assolutamente, Ok. Manda avanti le mie tipe. Bravico, se tutto va bene potremo metterlo qua. Ok? E dovremmo fare un attacco più o meno coordinato. L'idea di tutti qua è la solita. Noi arriviamo con Bradico Redfish, iniziamo a bombardare, attaccare e voi iniziate da fianco. Preferisco, senza offesa, preferisco mandare loro, che sono diciamo più o meno tutti, no, non tutti, effettivi, e noi, cioè voi, state o con noi o con loro in modo tale che ci supportiamo a vicenda. Giustissimo. Cerco di restare fuori, cioè insomma, un pochino più a coperto io, così che riesco a coordinare le squadre nel caso. Ultima cosa, iniziamo a fare questo, poi ci coordiniamo dopo. Waypoint, passiamo per questa strada qua. Lo fate capire? Facciamo un bel come si chiama? Un bel. Oddio, convoglio. È negativo, sei buono. Ultimissima cosa, allora, queste sono indicazioni di generali. Non voglio darvi ogni posizione, i comandi, andate lì, andate là. Cioè, siate Cobra e Rage, siate un po' intraprendenti. Se trovate una posizione migliore, qualcosa che può essere migliore al momento, lo comunicate, lo fate. Basta che ci sia comunicazione tra di noi, aggiornate i marker. Perché non so quello che troverete, Recon non l'abbiamo fatta e quindi non posso dirvi quali sono le migliori posizioni. L'unica cosa è di coordinarci nel punto di attacco Lupi 02 e Lupi 04. Quelli sono i punti di coordinamento importanti. Quindi ve li metto magari. Per il resto siamo abbastanza liberi. Domande? Una cosa. Commenti. Io sarò molto lento. Io sarò molto molto lento perché purtroppo con 4 reclute si rallenterà tutto. Per velocizzare ti chiederei un solo veicolo, Va un benissimo. pulmino sarebbe ideale, che almeno ci abbiamo solo quello, non dobbiamo pensare a più Perfetto. veicoli. E niente, io non chiederò spesso di muovere, avviserò e basta per Esatto, coordinare. quello importante è coordinarci. L'unica cosa, come vi ho detto, coordinamento 1 e 2 sono importanti perché sennò Lupi va a morire da sola. Perché se non ci coordiniamo, loro entrano da soli e non hanno supporto di fuoco. Vuoi Ok? solo una cosa, il punto di Ok. sgancio di Bradipo dalla colonna dove sarà? Allora, Bradipo, tu segui Lupi. Adesso, ripeto, i marker sono generici, non sono i punti precisi. Bradipo segui Lupi perché devi fare l'ingresso. Se poi quando Lupi entra tu puoi spostarti verso Spetsnaz o verso Redfish, va Sì, bene. ok, va bene. E punto 3 lo raggiungi con noi. Va bene. Per quanto riguarda il primo colonna di movimento, facciamo Bradipo, Lupi, Spetsnaz, Redfish, ok? E poi ripetimi Ripeti? perché non ho sentito. Neanche io. Bradipo, Lupi, Spetsnaz, Redfish. Ok, una cosa. Essendo noi senza veicolo, se ho capito bene, con chi andiamo? Senza? Veicolo. Come non siete senza veicolo? Ci sono delle Ambi, ci sono degli Embraco. Perché
perché prima quando hai detto che passavamo dal Lupi 02 al Lupi 03, quindi qua, per intenderci, hai detto che saremmo andati a piedi. No, Non ho no, no, capito. mi sono... probabilmente mi sono espresso male. Dovete fare l'ingresso in città molto probabilmente a piedi o con un veicolo, ma ve la vedete voi. L'ingresso in città deve essere fatto a piedi. Ah, no, Dopodiché... l'ingresso, ok, niente, pensavo il raggiungimento al Lupi 03 per il proseguimento al Lupi 04. Ok, ora mi torna, perfetto. Allora, Quindi dopo... abbiamo un ambi o due, perfetto. sì, quel che vi serve, ne penso 2 ambiti. E noi siamo secondi dopo il Bradipo. Sì, quello che magari la cosa ideale sarebbe darvi 2 ambiti non armate o comunque veicoli non armati, perché tanto voi siete la forza di E ve li infiltrazione. tenete voi, sì, mi sembra ragionevole. Tanto voi siete secondi nel caso vi mettete da Va parte. benissimo, va Ok, benissimo. Noi dai. facciamo il muro e voi fate la soppressione, va benissimo. Ragazzi, 5 minuti, 22 e 50 sui veicoli partiamo, ok? Ok. Ok. C'ho una domanda Guardate cretina, un dove mi sono perso un attimo quando stavo guardando una cosa delle variabili. Io sono secondo, hai detto, o primo? primo, sei primo insieme Ok. ai Va bene, ragazzini sul ok, Bradipo. sì. Ok. Prepariamoci a salire. Sono dentro. Cadir 44, mi senti? Affermativo. Ok, Aldir, come vogliamo organizzarci? Siamo solo in due, purtroppo, su questo carro. Dimmi tu se hai preferenze. Preferirei sparare oggi. Perfetto, allora facciamo così. Ok, allora guido io e ci alterniamo, quindi quando sono fermo passo come comandante, ok? Ok. Cioè, sì, aspetta. Ascolta, il problema è che con i campi minati non li si vede, quindi o li vedi tu come artigliere, perché come guidatore vedo pochissimo. Tanto dovremmo vedere dei cartelli come quelli qua davanti, no? Sì, più o meno sono similari. Intanto mi metto come comandante. Tu sei l'unico che ha la termico, il visore termico. No, no, anche da guidatore è il termico, eh. Sì, no, intendo dire il carro, cioè l'unico che ha il... Ok, guidatore non ce l'ha il termico comunque. Ce l'ha da comandante. No, mettiti nel posto da guidatore. Sì, Cioè, posto pilota praticamente. come pilota. Ok, adesso. Schiaccia il tasto destro, poi con il più e il meno vicino al tastierino numerico. Questa è vera, sai che non l'avevo mai vista questa. Puoi switchare tra la visuale anteriore e posteriore, comodo quando fai la retromarcia. Ah, che storia, sai che non lo sapevo? Ah, bellissima sta cosa. Spettacolo. Ah, è Cavolo, molto questo non l'ho utile. fatto prima. Eh sì, infatti. Abbiamo un po' meno corazza del solito qua sul Busk 1, perché il Busk 3 mi sembrava esagerato.
tengo il micro dagger sulla mappa, così almeno vedo dove va. Perché da qua non vedo niente. Cioè, ce l'avevo aperto, però dall'artigliere non lo vedo. Aspetta, spronta. Valigia, sai? È Tauro, pronto. Tanto abbiamo già gli stop, no? Sì, infatti. Redfish per comando, siamo pronti per partire. Always. Comando c'è always. In generale per tutti, ricordatevi che il medico deve essere accompagnato nella tenda IDAP, il documento recuperato vicino a Tochka deve essere portato nella tenda dove ci sono le munizioni. Lupi per comando, siamo in posizione sugli ambiti. Spezza per comando, siamo tutti nel pulmino. Comando, ci ricevete? Qui Lupi, io vi sento, regge. Chi ti ha detto? È troppo. Chi la porta? Ok, comunque penso che per la speranza della Redfish mi abbiano risposto con il clacson, quindi se proviamo a partire magari loro ci seguono. Ah ok, ha scritto che hanno problemi a prendere. Sentiamo, intanto posiziono il mezzo in centro strada. Se lo porti fuori dal compound possiamo anche metterci in coda noi. Ricevuto. Anzi, posso muovere tranquillo intorno, non ci c'è nessuno, giusto? Vai pure. Ok, Lupi, aspetto che vi posizionate voi nel parcheggio di... Sì, affermativo, stiamo partendo. Comanda tutte le squadre, check status per la partenza. Ci stiamo allineando in colonna dietro la Centauro, quello. Centauro, pronta. Ok, ricevuto, possiamo partire se tutte le squadre pronte.
velocità. Fate voi 30-40 metri tra una squadra e l'altra. In caso di intaccio ci finiamo a lato. Chiudo. Ricevuto. Dite quando luce verde. Luce verde, vai. Lupi, utilizziamo le luci accese o teniamo tutto spento? Interrogate. Si sono spente le luci, non riesco a riaccenderle. Ma usa la rotellina laterale. Ho messo il termico perché sennò non vedo niente. Metterla qui a col termico perché non vedo la strada. Se... Sì, infatti anche le luci è come niente. Stop. Guardati davanti a noi. Non so se sono civili o armati. Sono civili. Possiamo andare. Centauro alla colonna, civili. Ci fermiamo un secondo per problema tecnico a un giocatore e poi proseguite. Centauro, non vi vediamo in colonna, quindi attendiamo comunque un attimo perché siamo da soli. Ci riaccodiamo. Come stai messo FPS, Aldir? Come? È fluido? È tempo di attesa. Contatti davanti. Centauro alla maglia, abbiamo dei contatti davanti a noi. Posso ingaggiare? K. Chiediamo autorizzazione al viaggio. Comando qui lui, lo stiamo ingaggiando. Due giù. Sergio, tu mi ricevi? Affermativo. Sì, Lupi, ti ricevo, avete l'ok per ingaggio. Centauro, ma abbiamo un buco di comunicazione con la comando, non riusciamo a capire cosa dobbiamo fare. Lupi scende e cerchiamo la minaccia. Avanti, operativo. Ricevuto, cosa dobbiamo fare? Non abbiamo avuto comandi. Il mio primo. Vieni ancora minaccia. Negativo, ne ho presi due. A comando, non vediamo altri contatti davanti a noi. Ripeto, non vediamo altri contatti.
così siamo partiti da domani però. Allora, bradipo da comando, avete libertà di movimento fino al waypoint 4 e fuoco libero nel caso di ingaggio. Ricevuto, bradipo a movimento. Tappa. C'è ancora qualcosa qua davanti, è morto? Qui i lupi, per quanto riguarda le squadre, cosa facciamo? No ragazzi, sveglia però con questi comandi però. Per tutta la maglia, avete movimento libero fino al waypoint 4. Ok, attendo la lupi. Non abbiamo più nessuno dietro dei nostri. Radio per comando, chiediamo situazione della maglia, non vediamo più nessuno dietro di noi. Sono ancora nel villaggio, stanno arrivando. Radio qui, aspetta, stiamo arrivando. Capo, vi attendiamo. Capo, vi attendiamo. Radio da comando, noi stiamo proseguendo su strada, dovremmo essere dietro di voi. Ricevuto, vi vedo arrivare. Attendo che vi raccogliate e poi riparto. Lux, non attendere che ci raccogliamo, rimaniamo a una distanza di circa 40-50 metri, quindi è per quello che forse ogni tanto non ci vedo. Ricevuto. Comando a Medevac. Stop. Avanti per Medevac. Contatti davanti a noi. Contatti davanti a noi. Lupi, allora, ci Medevac, inchiniamo a destra. Dovreste, appena abbiamo ingaggio, portarvi su una posizione più elevata per farci da spotter, se è possibile. Roger, ricevuto. Vedi qualcosa? Cappa, chiudo. Vedo gente giù al villaggio. Lo spot, siamo Medevac, non siamo scout. Ti raccomando, riprendiamo movimento. Ok, Medevac. Allora, lupi risale e ripartiamo immediatamente. Fermati un secondo. Comprimo la colonna, abbiamo forse contatti, lo confermiamo fra un secondo. Vedo, c'è una traccia termica sulla collina. Sentivo, la vedo. La vedo anch'io. Sembra una postazione fissa. Posso ingaggiare? Città al comando, abbiamo ancora una posizione fissa che ci sta ingaggiando. Eliminata. Minaccia eliminata. Si stava sparando, allora non ho aspettato. Sì. Abbiamo ordine di fuoco di risposta. Comando qui spezza, chiedo di verificare. Stop. Ci sono 4-5 contatti dentro il villaggio. Perché gli tracciati è veramente grosso. Contatti del villaggio davanti a noi. Stanno risalendo la collina verso destra. È risalita sulla collina a destra rispetto alla strada.
un attimino, sbaglio, magari sono io. Sono parecchi, almeno una squadra. Ma raggio io il comando non lo sento. Aspetta, abbiamo allora quei contatti sulla destra che sono almeno 5-6, più visto una pattuglia da 2-3 proprio davanti a noi, oltre il villaggio. Cioè, mi sarei voluto fermare anch'io in realtà per verificare, però se non ci dà il comando. Centavo il comando, confermiamo contatti davanti a noi, una squadra più un'altra squadra sulla sinistra del villaggio. K Centauro. C'è un gatto di brano in caso di stato. Reggio, qui sai Cocco che abbiamo anche civili sulle linee contro la città verde. Ricevuto Psycho, l'aspetto che prende la sopravvivenza per un attimo. Sì, tanto là non si muove più niente. Copy, lui risale a bordo. Stiamo approcciando il villaggio lentamente per vedere se non ci sono altri contatti. K Bradivo. Spencer, tutti a bordo, pronti a movimento. Aumento un po' la velocità. Loop in partenza tra 30 secondi. Sì, ce n'era uno sulla collina giù. Centauro su QP2, procediamo con la strada. K Centauro. Mezzo davanti a me. Centauro, alla colonna ci fermiamo, attendiamo un secondo perché non vorremmo che l'esplosione dei mezzi danneggiasse qualcuno. K ricevuto. Che tra l'altro mi dà la torretta e la mitragliatrice danneggiata, però è un danno arancione. Già, bisognerebbe ripararli. Ma è come l'altra volta che lo possiamo riparare da soli? Centauro al comando. Avanti Centauro. Abbiamo torretta danneggiata, dobbiamo riparare, quindi chiediamo primo per poter riparare il mezzo e chiediamo copertura sul carro. K Centauro. Spencer smonta dal veicolo e si mette in posizione sull'edificio. Comando per tutta la maglia, mentre che Centauro ripara, prendete posizione nei vari edifici per offrire copertura. Mi posso muovere con la torretta o ti do fastidio?
Ok. Prova, prova. Sì, ti sento, ti sento. Ok, mi era crashato TS. Mettere Vergil eventualmente in un altro posto a questo punto. Ok. Ascoltatemi, ma per riparare il aspetta mezzo... Aspetta un secondo, Lux. Vado un attimo da Always. Ricevuto. Ricevuto. Per riparare il mezzo... non ti ricordi come si faceva, perché ho provato... Adesso l'ho riparato tramite script, però... Bisognava prendere gli strumenti e poi usare il tasto di ACE? Eh sì, però è che... Ah, cazzo, vedi che non ci sono gli strumenti... Cazzo, non ci sono gli strumenti nel mezzo, porca vacca. Vabbè, dai, l'ho riparato tramite script, devo ricordarmi di mettere gli strumenti nell'inventario, allora. Chiamo kit medico, kit pronto soccorso, ma non ci sono il kit adesso, effettivamente. Tu ce l'hai? No, nel mio inventario non c'è. No, negativo, comunque l'ho riparato tramite script. Facciamo così, lo riparo tramite script solo se veniamo danneggiati in maniera riparabile. Sì, infatti penso che tanto potevo sparare uguale. Quando arriviamo a rosso non ripariamo. So perché se mi giro vedo dietro. Da pilota se ti giri vedi dietro. Proviamo a scendere e rientrare perché è un bug piuttosto antipatico. Non hai mai fatto sta prova di girarti, vedi dietro praticamente. Senti. Dispositivo. Continua a disconnettersi da TS, non so per quale motivo. Attenzione, vedo una traccia luminosa a destra. Direi che va di quella. È un coniglio. Fuoco da sinistra, aspetta un attimo. Ci spostiamo sul fianco destro. Qua comando, volete che ingaggiamo oppure proseguiamo? Qui comando, avete fuoco libero. Ok, mi fermo a ingaggiare il contatto. La fai tu che ce la fai da ricopertura? No, non ho nessun bersaglio. Mi raccomando, dobbiamo dare la copertura o partire da soli? Ma se la comando non parla, ragazzi, cioè... Ragazzi, abbiamo bisogno di contatti con la comando. No, ci parlo, rimane un attimo in posizione. Negativo, sai. Sì, ma così c'è una domanda che non ci dai comando.
avevo paura di essere stato io perché è uscito proprio mentre sparavo a uno. Non si può fare un comando che, e dare il radiopartore al comando uno che è appena diventato effettivo, cioè io non so, veramente. Cioè non è per essere cattivo però, cioè, non è mica colpa sua però, cazzo dai. Metto un secondo con lo slot comandante. Ma poi all'inizio è molto difficile riconoscere le voci. Cioè se ti danno il carico di fare la comando è un disastro perché devi parlare con tutti, se non sei in grado lo devi dirlo subito, però mica te ne, nessuno ti fa una colpa, lo dici guarda non sono in grado di gestire le comunicazioni di quattro squadre, non lo fai, se non sono mica tutti smilzo. Più lui che la comando, Griso ha avuto una svista perché ha laggato, si scusa. Tappa lupi. Comando per lupi, avete bisogno del medevac? Negativo. K, tempo stimato? È da 2 primi. K ricevuto. Ci mettiamo così statici, passo come comandante così meno più visuale che per altre indicazioni. Qualcosa come si è messi. Aspetta che do un'occhiata. Un attimo le comunicazioni, ho detto qualcosa. No, io
Non ho ricevuto niente. Tanto sono in ascolto anch'io sulla comando. Amaia, possiamo proseguire. Nel frattempo Lupi finisce di curare i caduti e ci raggiunge subito dopo. Centauro ricevuto, pronti a partire. Partiamo quando la luce verde. Centauro, avete luce verde per il movimento. Ricevuto il movimento. Non attivo neanche il limitatore perché qua cominciamo con le salite. Si autolimita. Qui Lupi per Medevac, Lupi per Medevac. Avanti per Medevac. Mi servono due defibrillazioni di fronte all'Embrap parcheggiato sul lato sinistro della strada. Abbiamo due caduti a terra, non riusciamo a rialzarli. Medico, due codice riesce. Rosso, due codice rosso, negativo. Avviciniamo. Predisporre l'area per i feriti, Medevac in arrivo. Già ci siamo. Se non siamo seguiti da nessuno, siamo troppo esposti. No? Centauro, comando. Vino avanti, Centauro. E siamo soli per, su, come colonna, siamo troppo esposti e muoviamo da soli. K ricevuto, cerchiamo di ricompattare la colonna quanto prima. Ricevuto, manteniamo posizione. Pezzanza da comando. Pezzanza da comando. Lupi a comando, riceviamo fuoco nella posizione precedente dove siamo rimasti a coprire i feriti. Lupi, cerchiamo di mandare subito qualcuno per coprire. No, negativo, non ho richiesto nessun tipo di assistenza, era un'informazione. K. Vedi qualcosa? A dire. C'è una zip, ma è alleata. Però vedo che spara verso i nostri. È questa dietro di noi? Eh sì, è quella. Comando per Spetsnaz. Avanti, comando. Spetsnaz, la vostra posizione? Siamo in posizione dove eravamo prima caduti. Era lei che sparava? Ok, Spetsnaz, che sì, erano loro. Per procedere alla prossima posizione. Ha ricevuto comando, ma stiamo aspettando ancora che vengano alzati i caduti. Chiudo. Che divisa è quella che hanno? Della Spefnat? Centauro a comando. Chiediamo conferma. Aspetta. Chi è il veicolo di fianco a Bradico in questo momento? Qui Lupi, risaliamo sui veicoli e ci ricongiungiamo alla colonna intanto che gli ultimi due feriti sono stati curati. C'è dato a sapere chi è. Sono questi qua che sparavano? Sì, sono loro. Allora, da comando per Lupi, potete ricongiungervi con noi e Spezzanz viene subito dopo a seguire. Visto che sparavano verso i nostri, per fortuna mi è partito solo un colpo e non li ho presi. Ci
facciamo un talagico blu su blu, un tau per partita, solo un colpo di tau. Cosa vuoi che sia? Penso che una gestione così devastante come stasera della comando non l'ho mai vista. Ti abbiamo fatto 2 chilometri, neanche. Non finiremo mai la missione stasera. Comando, è tutta la maglia, mi confermate l'ultimo passaggio? L'abbiamo ricevuto, siamo in attesa per poter partire. Copiato anche per lui, abbiamo delle complicazioni con dei feriti. Quando arriviamo, arriviamo, se volete avanzare con la colonna, come aveva già detto Luis, andate pure. K ricevuto. Comando qui Spetsnaz, 30 secondi e siamo da voi. Centauro da comando, potete partire. Centauro ricevuto, partiamo. Lupi si sta ricongiungendo dietro al Bradley. K Lupi. Ho visto qualcosa davanti a noi, ma non ne sono convintissimo. Controllo. Sulla collina, dici? In alto, ma non ne sono certo. Vedo una specie di posto di blocco, ma è lontano. Medevac a comando. Avanti Medevac. Ma luci accese o luci spente? Vedo mezzi con luci accese, altre con luci spente. Medevac, al momento tutte quante luci accese, non c'è problema. K ricevuto. Io tengo luci spente. Io tengo luci spente, tanto comunque abbiamo la visuale in termica.
Sì, poi siamo i primi, abbiamo già un bersaglio stampato addosso. Sei ostico, sto pezzo, in salita. Fermati un momento. Brecca la colonna da centauro. Negativo, vai pure. Scappa. Negativo, ripartiamo. E la passo all'arma. Ma è realistica una velocità del genere? Ci sono delle barriere davanti a noi, in mezzo alla strada. Centauro comando, vediamo delle barriere davanti a noi, possibile posto di blocco nemico. K Centauro. Centauro comando, con contatti davanti a noi. Centauro da comando, potete procedere seguendo la strada e tentare eventualmente uno sfondamento. Stop, ingaggio un altro contatto. Faccio la retro. Avanti, me ne vado. Adesso che vado in retro. Vai un pochino avanti. Dai, mi vedo io davanti a noi. Vai, stop così. Che davanti a noi per gradimento. Lupi per Medevac. Avanti per Medevac. Spero che tu non di fare. Non vediamo nulla. Siamo talmente forti. Grazie. Siamo noi. Non siete voi? Negativo per Medevac. Ah, ok, no, perché l'Embra fa veramente delle luci allucinanti, ragazzi, giuro. Avanti, comando. Allora, il contatto nel bunker è preso, eh. Lupi a tutta la maglia, fate attenzione perché abbiamo tra visto degli RPG e la bra. No, la miseria. Ripeto la comunicazione a tutta la maglia. Cos'è stato? RPG perché ne sono armati. Bradley e Paloto. No, 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 negativo, 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 negativo. Bug, bug, è stato un mega bug. Fermo, fermo. Non siamo esplosi, non siamo in masso e siamo con la finaria, non si sa come mai. Dimmi tu se posso muovere. Sì, sì, adesso vai pure. Il boschetto qua davanti è libero. Centauro comando, abbiamo scollinato, sembra libera la zona. K Centauro.
sono attivo come comandante che guarda. Centrale da comando, però dalla nostra posizione al momento riceviamo ancora fuoco. Stiamo facendo un check della zona per vedere se qua è valida. Confermiamo, una volta scollinato l'aria è libera. K ricevuto. Ritorno un po' dietro, vuoi vedere se c'è qualcosa dietro? Possiamo andare a dare un'occhiata. Ci sono i nostri che stanno salendo per gradi 130. Allora non c'è bisogno che ti sposti, li vedo. Comando a tutta la maglia, possiamo inserire i suoi veicoli per ripartire. Porto in mezzo alla strada perché è un rischio con i campi minati. Abbiamo fatto un volo visto che roba. E se vi serve supporto lui è un non ci ho capito più niente. Come? Non ci ho capito più niente, ho visto che girava tutto. Penso che abbiamo preso un sasso che ci ha baccato per un attimo. Qui spesso anche noi siamo in attesa. Comando per tutta la maglia, potete ripartire per proseguire. Proseguire dove comando? Siamo sotto fuoco. Abbiamo dei contatti e stiamo attendendo ordine. Penso che vedo dei colpi arrivare. Vedo dei colpi arrivare da qualche parte. Ah, guarda, guarda lì. Luca, aspetta, risponde dal fuoco e poi cerchiamo di ricongiungerti. Puntali con la torretta, così li vedo. Medevac qui Lupi, siete liberi? Avanti per Medevac. Siete liberi o siete impegnati a curare qualcuno? Negativo, siamo liberi. Ok, sto scendendo con un caduto per non far rischiare il nostro medico. Se potete, possiamo incontrarci vicino all'auto ribaltata in mezzo alla strada. K ricevuto, avanziamo. Dispensa, avanziamo insieme alla Medevac. Medevac per Spetsnaz, all'arrivo chiudete la zona, fate una green zone. Okay, ti ho lasciato il caduto dietro un muretto vicino alla macchina ribaltata. K Medevac in arrivo. Certo che con quest'anda qui mi sa che devo mettere una I ogni. Sto iniziando il blindaggio. Ti ho messo poche, ce ne sono poche, non sono tante. Abbiamo parecchia strada da fare, ci abbiamo messo troppo. Ma c'è la tua che lei non sono tante, siamo organizzati male, non conosciamo. Ok, ripeto, Medevac, il caduto è vicino all'auto ribaltata. Dobbiamo ancora arrivare a VP3? Ferma, li vedo. Non ho avuto il tempo, te l'ho solo portato giù al volo, scusa. Che stavo chiamando, stiamo facendo foto di soppressione sul contatto. Direzione 31 gradi. K Centauro. Sono stesi, erano due. Dovremmo averli eliminati. Ricevuto, qui Spezza, stiamo facendo copertura alla media.
Lo sta curando il medevac. Lo vedo ancora a terra. No, è vivo, ma lo stanno curando. Altro contatto sulla destra. Preso. Senti? Ti sento. Che ho sentito un disconnesso, pensavo fossi tu che eri caduto. Comunque del cannone da 25 mi rimangono 100 colpi. Non so se arriviamo in fondo di questo passo. Sì, infatti, magari cerca di usare la 760 il più possibile, evitando il cannone da 25, magari. Medevac a posto. Perfetto, grazie mille. Comando per tutta la maglia, la situazione? Un primo e la Spezza si è pronta a muovere, stiamo rifornendo il medico. Centauro, non abbiamo contatti in vista, siamo pronti a muovere. Lupi, un minuto, arriviamo. K ricevuto. Spencer, pronti a muovere? Centauro, comando, possiamo muovere, dobbiamo attendere. Comando tutta la maglia, possiamo ripartire. Nel frattempo lui ci raggiunge, se ancora fermo per i caduti. Movimento. Comando, vi stiamo raggiungendo, avevamo un ferito e siamo in movimento verso di voi. Cappa ricevuto, inoltre per tutta la maglia dal VP3 i mezzi in oscuramento. Scollina piano che c'era qualcosa, anche se non ho capito cosa. Stop. Back. C'è una pattuglia da due proprio davanti a noi nel villaggio. Se sei poco sicuro colpisci, se no no. Vuoi che mi sposta? No, da qui va bene. Supi, Medevac, confermate che non avete più feriti critici. Confermo, Smith. K, pensavo di essermene perso un po'. No, li ho persi dietro le case.
comando per tutta la maglia, dal VP4 rettice si stacca e procede, e per il resto del voi rimanete indipendenti da noi. Ricevuto comando. Se li dovremmo ritrovare sulla sinistra. Però comando, abbiamo un gregge di pecore davanti a noi. K ricevuto. Vedo qualcosa, guarda sulla nostra destra dei contatti. Affermativo, sono due. Mi raccomando, ci fermiamo a ingaggiare due contatti alla nostra destra. Radio 80. No, sono disarmati, sono civili. Lupi ha tutta la maglia, noi siamo in ritardo perché si è ribaltato un mezzo, quindi... Invece abbiamo gente davanti, quella è armata. Uno preso, ne rimane un altro. Sempre lupi, e non riusciamo a muoverci con un ambisolo, ci serve un passaggio per forza di cose. Spetnaz, per lupi abbiamo 4 posti liberi nel nostro veicolo. Ok, ce la dovremo fare. Ok, Spetnaz, raccomando, torna indietro sulla posizione lupi. Abbiamo il ricongiungimento del gruppo per poter andare avanti. Comando per Centauro. Ma che c'è? Contatto. Gradi 100... Ma cos'è qua? 108. Sì, 108. Dentro il bunkerino. Guarda, preso. Comando per Centauro. Avanti. Potete proseguire fino al vostro prossimo punto segnato verso l'incrocio. Noi ci siamo staccati per proseguire sugli obiettivi Redfish. Positivo, rimaniamo allora. Attendiamo il congiungimento di Spetnaz che ha preso lupi. Centauro, rimanete, come detto prima, indipendenti. Dovete coordinarvi con Spetsnaz e con lupi nel momento in cui riuscite a ricongiungervi e proseguire sugli obiettivi. Ricevuto. Centauro per Spetsnaz. Avanti Centauro. Siamo appena dopo il gregge di pecore che abbiamo incrociato. Vi stiamo attendendo. Diteci voi quando siete pronti al ricongiungimento. Ricevuto Centauro, sto facendo una salita incredibile per salire dalla lupi, sono lentissimo. Positivo, attendiamo. Lupi qui spesa. Contatto, gradi 107 in piedi. Avanti. Porta giù il fuori con l'altro poi. Voilà. Ok.
Ma facciamo due staffetta a cambio. Squadra di contatto. Esatto, questo veicolo è veramente pesante a salire. Guarda, butta un occhio dietro di noi se c'è una squadra intera. Perché mi sembra una squadra di nemici dietro di noi, gradi 216. Comando Medevac, abbiamo contatti circa 200 gradi dalla nostra posizione all'inizio del viaggio. Sì, positivo, li stiamo per ingaggiare noi. Scappa Medevac. Mitragliatrice, perché magari ci sono anche i nostri in quella zona. Vedi mitragliatrice, smiccia sul mitragliatore. Smiccia sul mitragliatore. Medevac, contingentevi magari con la città rimanendo a distanza. Roger, Medevac. 116. No, sei basso, lasciali, lasciali. Non ce la faccio lì, non arriva. Vediamo se spunta, mi sembrava una tigre o altre cose. Stanno tornando giù quelli sulla collina di prima. Ingaggio col cannone. Psycho qui, Raja. Sì. Avete bisogno di altre persone a bordo del mio veicolo oppure siete a posto? No, no, siamo. Ma guarda, siamo in due, stiamo aspettando il punto che mi avevi detto. Ok, allora Raja mi deve prendere. Ok, iniziamo a venire verso di voi, dai. Ah, ma ti scusa, Psycho mi ha lasciato una coppia sulla tua posizione. No, negativo, compra. Ah, perché ormai ho finito anche l'M2. Siamo rimasti a attendere voi. Ne ho 100 per l'M2. Tutto comando. Ok, ho creato un ambi adesso. Centauro comando. No, ok, risolto, Raggio, tranquillo. Avanti, Centauro. Vogliamo solo comunicare che siamo in scarsità di munizioni. K Centauro ricevuto. Check del munizionamento, quante ne abbiamo? Allora, 180 dell'M2 e 80 del cannone. Più perforanti, giusto? Centauro. Più perforanti. Siamo dietro di voi. Ha ricevuto, proseguiamo. Quanti a noi? Vedo qualcosa. Civile, civile.
Tauro su marker Bravo 01. Spetsnaz lascia giù la squadra su marca Spetsnaz 1 e lascia il veicolo. Centauro per Spetsnaz, come preferite che vi seguiamo? Stop, stop. A Spetsnaz, noi saliamo sulla collina, quindi facciamo solo supporto, aspettiamo il PD. C'è una tecnica con due contatti a terra. Con l'AMV e gli altri sono con voi, Roger. Ok, i tuoi sono qua da noi, con il laser accesi. Sì, sì, siamo a fianco a te. Tecnica per gradi 83, distanza 473 metri. Con due contatti a terra, la tecnica non ha sull'artiglieria. Li lasciamo ingazzare a loro, poi eventualmente li supportiamo. Vediamo se... Sì. Vediamo se ci se arrivano. C'è anche una T. Eh sì. Corre. Qualche cosa all'armata. Aspetta che mi metto dritto per dritto sulla strada. Centauro Spetsnaz. Avanti Centauro. Chiediamo regole per formare colonna con voi. Qui Spetsnaz, noi siamo su per la collina, non siamo in colonna con voi. Ok, ricevuto, quindi così sono Lupil. Centauro per Lupil. Bravo, noi siamo pronti a muovere Lupi. Seguiamo voi allora come da ordini, dateci solamente le direzioni e vi seguiamo. Come? Attendi un primo. Chiudo. Mi sa che è successo qualcosa di brutto. Centauro qui comando. Abbiamo iniziato il movimento. Centauro qui Lupi, ciao. Ricevuto. Centauro qui Centauro. Medevac, mi riferiscono che sono saltati in aria su un campo minato. Bene, come li andiamo a recuperare? Non ho idea di dove sono e mi ha detto solo questo place. Sono in mappa, sono segnati in mappa. Medevac si sposta immediatamente verso Redfish. Spetsnaz, procediamo con il nostro movimento oppure... Beh, giustamente comando è morta, quindi non c'è il migliore. Esatto.
vedere i cartelli, sono tutti intorno. Arriva qui Ryder, pensa di aver bisogno di un supporto per alzare al comando oppure... No, andiamo noi, lasciate stare, continuate con la missione. Stop, contatto davanti. Ricevuto, continuate. Contatto di fronte a noi. Preso. E quel genio che sta passando sulla strada davanti alla linea di tiro di Bradipo. Zoom, vedo qualcosa di fermo lì, ma no. Sì, sì, è il contatto che ho steso prima. Vuol dire che hanno fatto respawn, ma porco due. Alto Centauro, ci fermiamo un secondo. Ricevuto. Altri contatti oltre il villaggio sulla sinistra. Dove ricevuto, dove vedete il fumo del camino della centrale, immediatamente di sotto si intravedono dei contatti. Ricevuto, me ne va. Per lo più copriremo contatti multipli sulle torrette, sulle altane della centrale. Come? E anche nelle immediate vicinanze della centrale, quindi prestate attenzione. Effetto fumo del camino, ragazzi. Quello non è il modulo che c'è già di arma vanilla, tipo per mettere fumo. Sì, ma non in cima ai camini, però. Come, Lux? Non in cima ai camini, però. Contatto sull'altana e allertato. Sbaglio. Sì. Ah, anche il colore. Sì. Però rende. Ah sì, renderà. Multipli contatti, ci avete per gradi 200 più o meno. Come? Contatti sulla collina a sinistra, sono almeno 6. Sì, li vedo. Ingaggio loro. Aspetta un attimo. Allora, per Luppi, chiediamo ordine di ingaggio.
Lux, domanda veloce. Avanti, dimmi. La luna sorgerà prima o dopo oppure saremo al buio tutta la notte? Mi sono incominciato alle 8, quindi no, non penso proprio. Centauro, inizia pure l'ingaggio. Vai, ingaggio. Sulla, insieme a casa. Fermo, sennò... Siamo molto indietro, non possiamo dare supporto. Qualcosa? Negativo. Lupi, mi ricevete? Affermativo. Come procede da voi? Abbiamo il TL down, il medico lo sta curando, stiamo ingaggiando e siamo a fianco al carro in mezzo alla strada. Continuiamo ad avanzare se è libero. Intanto per Lupi, entriamo nella base o stiamo fuori? Sparta tutto quello che vedete, sì, entrate anche. E stiamo entrando anche noi, occhio. Ok, giro, attenzione sul fianco sinistro. Fermo. Cazzo, vengi. Oh, Cobra down lungo la strada prima del marker del di Bradipo. Lato destro della strada mi serve medevac urgente. Dietro c'è un RPC. Determinazione. Già siamo qua. Falli che te lo sta provando a tirare su, vai qua. Vai un po' indietro. Ok, bomba. L'ho preso. Qua non vedo niente. Centauro per Coman, per Lupi, siamo all'interno della centrale, dal nostro punto di vista non si vede più niente. Ok, noi stiamo facendo il perimetro, giusto per essere sicuri che non ci siano contatti. Comando qui Spetsnaz, c'è un campo minato. Siamo bloccati. Qui Lupi, a chi è rimasto, aria pulita. Comando ha quittato, no? Cioè chi è Comando? Comando è partito. Ok, Comando, noi abbiamo pulito il nostro obiettivo. Abbiamo pulito la centrale elettrica. Certo, se hai dei dubbi sulla cosa fare di chiedi, io non ti dico niente, se hai dei dubbi chiedi.
Sì, tanto è tornato Cobra. Allora, una cabina l'abbiamo, abbiamo tolto la corrente. Erano due, giusto? Positivo, sono due, due quadri da togliere la corrente. Bordo macchina, bordo macchina. Ecco, posso darvi un'indicazione o preferisce? Sì, sì. E dove ci sono le turbine dovete verificare, perché avete spento la corrente del quadro ma non le turbine, non la turbina. Ok. Confermate che avete tolto corrente? In quella con la manovella, sì. E quell'altra vicino alla turbina che vedo aperta? Negativo, non dobbiamo fare l'interazione. Rotella, rotella. Non funziona? Sai come che provo a venirli a vedere? Vieni a provare, dai, se vuoi. Per un attimo. Ok, io resto qua. Allora, ripeto per comando, abbiamo tolto l'elettricità, abbiamo tolto l'elettricità. K, Lupi, ricevuto. Lupi, qui Spetras, il nostro primo ha detto qui c'è un cartello e poi è saltato in aria, quindi abbiamo un po' paura a muoverci. Vedi i contatti? Erano lì sulla collina. Meglio anche per comando, per Lupi, per il compound è libero, possiamo entrare? Comando per Medevac, non ti ho copiato. Medevac per Lupi, mi ricoprite? Centauro, vi sentiamo, siamo con Lupi. Ok, il compound è libero, possiamo entrare? E positivo, se aspettate un primo usciamo noi col mezzo, così riuscite a muovervi con tranquillità. Kappa, ricevuto. Centauro, per tutti quelli presenti nella centrale, per favore state lontani dal carro. Libero. Comando per... Vedo altri due contatti davanti a lui. Qual è la vostra situazione? Allora, per comando, ripeto, per favore, non l'abbiamo copiato. La situazione vostra? Siamo in scarsità di colpi, siamo con la Lupi alla centrale elettrica dove è stata disattivata la corrente e siamo in attesa, e qua c'è anche Medevac, siamo in attesa di ordine. Kappa ricevuto, comunico al capo. Dove vedi i contatti? Un po' in lontananza. Ah sì, li vedo anch'io. Vedo anch'io, li vedo. È arrivato di 2.13 più o meno. Non lo so, non la vedo la bussola da qua.
stanza da comando. Avanti, comando. La vostra situazione? Siamo su Spezzas 1-1, stiamo per venire giù sulla strada più o meno in posizione Bradipo 02, perché su Spezzas 02 c'è un campo minato tutto attorno. K ricevuto, avete bisogno del vostro mezzo, ve lo portiamo lì alla fabbrica. Affermativo. K ricevuto. Centauro da comando. Avanti comando. Allora, voi potete continuare insieme a Lupi. Noi convergiamo sulla vostra posizione, così portiamo il mezzo alla Spezzans. Ricevuto, adesso appena abbiamo portato con Lupi. Cappa ricevuto. Bradipo, sono Grigio. Senza cose devo andare in bagno. Allora cosa faccio? Salgo qui, così sì, quando sì. Dopo torno sono. Sì. Quando esco dopo tutto, grazie. Ok, ok, va bene. Mezzo in bel avvicinamento su di noi alla centrale, ma sembrano. Sì, sono alleati. Radioveratore è tornato. Mezzi alleati in avvicinamento. Ok, grazie. Ipotetico ferito alleato sulla altana, lo stesso appena rialzato. Puoi andare un pochino avanti? Lupi da me, da cavi la mossa, ci sono un posto medico per curarvi tutti vicino alla vostra esposizione. Qui Spetnaz, siamo in arrivo da nord-est. K Spetsnaz, noi abbiamo il vostro veicolo qui in attesa. No, torna indietro che è pezzo qua. Tipo c'è un BTR nella prossima svolta a sinistra davanti a voi. Armai perforati allora. Ricevuto, ok, grazie. Aspetta, calma che siamo sul veicolo pronti a partire. K
Kappa ricevuto, Spetsnaz. Ferma. E non far fare tutti i colpi per essere pochi poi. Ah no, me, infatti è troppo lontano, non ci arrivo laggiù. Ok, dai. Proviamo. Pronti per forati, magari c'è di terra. C'è Tauro per la Rubi. C'è Tauro per comando. Andiamo avanti con Centauro. Noi abbiamo lasciato la centrale, non abbiamo contato radio con la Lupi, però non abbiamo come mai. Capo, un momento soltanto, cerco di contattarla io. Letavo per Medevac, tutto bene voi? Avanti per Medevac. Ricevuto, non abbiamo contato con la Lupi, pensavo fosse tutti nei problemi. Negativo, siamo sotto fuoco da direzione leggermente sconosciuta, ma non siamo ok. Centauro qui, Saigon? Avanti, no, chiediamo solamente se dobbiamo proseguire o attendervi. Stiamo attendendo anche noi ordini da Always. Comando per tutta la maglia, attendete un primo in copertura, dobbiamo recuperare un veicolo. Questo BTR davanti a noi è vuoto. Sì, è spento. C'è tale comando, abbiamo un BTR davanti a noi vuoto spento. In condizioni ottime direi. Centauro, se potete sostituirlo da questo punto prendetelo. Penso sia più utile per la missione avere un mezzo ben rifornito e messo in condizioni migliori. Verifichiamo le condizioni del mezzo. Vado. Attenzione Lupi, l'AMBI si sta avvicinando dai contatti nemici. Ok. Questo però non è costretto per l'ottica, dov'è il BTR? Fermati un momento. Per chiarezza, la mia squadra ci sta contatti nemici nella zona del boschetto intorno a coordinamento 1. Cazzo, l'avevo visto prima, l'ho perso. È indietro comunque. Sì. Indietro nella direzione in cui sto puntando. Ok, vai sempre in retromarcia così. Lo vedi adesso? Ok, stop. Buona cosa. Ragazzi, Centauro da comando.
Bradipo qui di Legend, mi dicevi? Avanti per Bradipo. Posso scendere? Siete voi che siete esplosi o siete vivi? Bradipo, mi sentite? Ci sei, Lux? Ok, arrivo. Bradipo, mi sentite? Sono... Kappa ricevuto. Mi senti? Perché io non ti vedo. Psycho, abbiamo ordini. Non ci credo. Sì, devi venire qua a cercare un cadavere. Un cadavere a caso? No, un cadavere di Luis. Arrivo con tutta la mia squadra. Ah, che poi gli avrà già detto Cobra, che... Come è fatto a salire che c'era, c'erano loro dentro? Questo veicolo? Che cazzo è l'interazione di questo veicolo? Non è il Bradley? Nel sì, Bradley? Il Bradley. Prende macchina avvicinamento. Ah, eccolo qua. Ok, sono già trovato. Ok, sai che abbiamo trovato il pericolo. No, dai, non mi puoi levare le missioni così, dai. Arresti, mi ricevi? Metti, mi ricevete? Comando, mi ricevete?
comando per tutte le squadre, posso avere vostra situazione? È sempre qui, da 40 minuti quasi. Perfetto, allora, Lupi, per voi è arrivato un veicolo, ci sono tutti quanti i veicoli disponibili, possiamo risalire sui mezzi e procedere al prossimo punto. Adesso io sono su, mi stanno curando e... Lux sta a posto e a 2 minuti rientra. Come è successo? Alcuni veicoli la Lupi sono a posto oppure hanno bisogno di prendere in prestito il nostro? Allora, qui Lupi, noi siamo a posto, siamo radunati e siamo pronti a partire in qualsiasi momento. Allora, Bradi per comando, siamo over. È successo che sono sceso per comando, e questo sembrava veicoli, vuoto. Possiamo partire. In realtà non era vuoto, quando ci sono accorto che c'è stato avrebbe fatto per rientrare, mi ha fatto rientrare, ma insieme mi ha anche sparato. Ma aveva anche il motore spento, no? Sì, sì, era tutto fermo. Era fatto retta e mi ha chiamato di colpi, porca troia. Avrà girato fino a finire la benzina. O no, o era una trappola fatta apposta. Ma chi lo sa? Beh, di sicuro è stato inaspettato. Non si vedeva mai. Bradipo a comando, chiediamo informazioni a riguardo dei prossimi movimenti. Io non ho mai giocato con un comando così lento, no, non sapevo come cazzo si fa. Cioè, non abbiamo ordini. Qui comando, per tutta la maglia possiamo proseguire. Sentavo per Lupi, chiedo vostra condizione, se possiamo ripartire o dobbiamo chiedere. La comanda ha dato l'ordine, noi siamo tutti sull'MRAP e siamo pronti a partire. Allora partiamo. Qui Spezza, a tasto giro, siamo noi insieme a voi di supporto. Radico poi come movimento. Che poi dobbiamo schiacciarci, dobbiamo risalire. Dobbiamo salire sulla collina. Allora, più avanti abbiamo quel contatto che non sono riuscito ad ammazzare prima. Comando, qui Lupi, dobbiamo raggiungere Lupi 03, chiediamo il permesso di partire. Qui comando per Lupi, avete luce verde per Lupi 03. Copy, parti. Fermati un momento. Rec, contatti davanti a noi. C'è un BTR in avvicinamento. Carica i personaggi, vai. Posto, fai come vuoi te. BTR in avvicinamento, siamo pronti a ingaggiare. Avanza un pochino. Ingaggio libero. Tiragli un do se non sei tranquillo. Stop. E ingaggiamo con un flow. Ecco, non avendo traccia faccio fatica a distinguerlo. Devo avvicinare? Eh sì, avvicinati un pochino. Chiediamo il permesso di superare l'UB03 e andare avanti col percorso. Permesso accordato per l'UB. Copiato. Quindi al dire negativo. Passo comandante un secondo.
Sì. Prova a buttare un occhio anche a te. Era qui sul lato destro della strada. E allora carica i perforanti, perché se no siamo a colpo sicuro, un disastro. Centauro per la maglia, attenzione perché c'è un condizionale ma non riusciamo a vederlo, abbiamo intravisto prima, quindi prestate attenzione. Stop. Aspetta che tiro su questo perché. Ah ok, volevo ingaggiare quello. Cosa è successo? Via via indietro. Delle fiamme, cos'era? Oh dai. Ma noi siamo danneggiati, cos'è? Cosa è successo? Senti? Sì, senta. Io stacco, ciao. Cosa facciamo? Scendiamo a sto punto? Ma non siamo danneggiati, cosa è successo? Secondo me ci siamo cappottati contro una di queste barriere. Ah, cattivo ragazzi, non andate addosso così, non andate addosso così. Per lui assumo il comando delle comunicazioni da parte della squadra lupi, chiudo. K ricevuto. Ah, il BTR è là sopra. Via tutti che provo, potrei morire, però almeno raddrizzami. No no, fermi tutti, provo a raddrizzare il carro un attimo. Devo staccare anche io, ciao Lux. Ci penso io al Brasi, ci provo io al Brasi. Ragazzi, riuscite a tirare il bengala su quella collinetta dove sta il BTR? Dai. Io ho debuggato io tramite debug console, via. Always io non mi segno se è stato io oppure se si è sistemato da solo. Dai, possiamo risalire. Debuggato io tramite.